Mi piace quando mi infila la lingua dentro, dice la regina alla sua ex favorita. Questo è il momento più pregnante della favorita. Scherzi a parte, è un film straordinario che sono andato a vedere in onore della nostra regina Tana Tijander. E faccio adesso una mia video recensione sul mio trono. Il mio pensatoio. Allora, procediamo con ordine. Qui ci troviamo davanti davvero ai massimi livelli del cinema da tanti punti di vista. Questo film è pluricandidato agli Oscar, ha vinto un Golden Globe, è candidato e ha vinto un premio a Venezia, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, è un film veramente notevole, dove appunto un film di immagine, proprio un tripudio di sontuosità, perché è ambientato nell'Inghilterra del XVIII secolo, quindi inizi XVIII secolo, quindi fine 800, fine 900, sì, fine 700, inizi 800. E quindi c'è, cioè, questa sontuosità regale, no, di questa corte della regina Anna. La regina Anna, che è una creatura fragile, molto fragile, ha un temperamento nevrastenico e toccata dalla vita, danneggiata dalla vita, 17 aborti. Sostituisce questi bambini con dei conigli nella sua umile dimora, questa sontuosa reggia, dove vive circondata da falsità e arrivismo, in questa società appunto patriarcale, ma dominata in questo caso dalle donne, perché questo film è un trio proprio saffico parnassiano, anche perché la regina si lascia andare lussuriosamente a pratiche linguistiche notevoli con cortigiane d'alto bordo. Ecco, questa favorita, la prima favorita della regina, è comunque nella sua furbizia, nel suo arrivismo, presa dalla regina Anna, anche se la critica tantissimo, ma ha un rapporto vero con lei. Le dice certe volte che sembra un tasso quando la vede proprio in forma, anche perché è un attimino sovrappeso e poi un po' âgée, la nostra regina. Ma eroticamente è coinvolta, sono amanti in modo molto lussurioso, ma anche tenero, con dei momenti sono molto prese. La regina ovviamente ha queste crisi terrificanti di depressione, smarrimento, proprio obnubilamento dell'anima, ed arriva ad un certo punto a corte, ma adesso non vorrei raccontarvelo tutto, però non entro nei particolari. Questa lontana parente della Lady favorita, la prima favorita, che è interpretata da Rachel Weisz, straordinaria, e la regina è Olivia, mi sfugge il cognome, Colman, non vorrei sbagliarmi, non notissima di nome, ma
Ve lo devo fare, cioè proprio qui siamo veramente nell'empireo proprio dell'attoriale e giocano queste tre straordinarie attrici, la terza è Emma Thompson, quella che fece La La Land, il musical. Come parlo? Il musical. E quindi fanno a gara, dicevo, di bravura, insomma, veramente sono in uno stato di grazia. E tutte e tre, perché ci sono solo loro, poi gli uomini sono figurine strumentali, sono burattini, tutti imparrucati, incipriati. E anche questo bel giovine con una tenerezza che viene dato in sposo, o meglio dire in pasto all'ultima arrivata, la favorita, quella che diventa poi la favorita e riesce a scavalcare la prima favorita. Adesso non ricordo il nome nella sceneggiatura. No, ma adesso devo tagliare perché veramente sono arrivata a 6 minuti, ho notato, e non vi posso raccontare la trama nei dettagli. Soffermiamoci così vorrei fare una video recensione che poi scriverò e manderò a My Movies e spero di raggiungere la regalità del podio, come è accaduto spesso. Vabbè, lì sarò un attimino più critica, un po' alla Anselma dell'olio. Qui sono un po' tricoteuse, un po' una recensione da pettegolezzo, da olezzo, o peteolezzo alla Veneta. E invece la mia acconciatura di perline molto regale. Ecco, basta, veramente andatelo a vedere perché è realmente un capolavoro. Era da tanto che non vedevo un film così prezioso. Una fotografia superba, interpretazioni, vi ripeto, straordinarie, veramente magnifiche queste attrici. Poi scene, costumi, poi queste inquadrature claustrofobiche, riprese schiacciate, riprese con il grandangolo, no? Questi personaggi imprigionati e soffocanti perché sono un po' claustrofobiche queste scene degli interni e poi anche gli esterni che sono tutti compressi, no? Ma veramente un film che ti prende visivamente ed emotivamente, perché rappresenta appunto gli sfacimento di una società ormai che poi insomma la nostra non sta messa meglio, no? Quando vedo questi film in costume, cioè mi rendo conto veramente che siamo in una fase calante, proprio in una calante, cioè, e lì vedo almeno che c'era della bellezza, più che altro anche formale, diciamo, almeno a parte le corti, ma anche la gente del popolo, non lo so, i costumi dell'epoca, le opere d'arte. Qui veramente, cioè, la nostra attualità è un attimino un po' sguarnita. Ma adesso non entriamo in discorsi polemici e politici, andatelo a vedere, è un film veramente squisito e ve lo consiglia Emiliu. E un saluto alla nostra regina, è in tuo onore, guarda che sono andato a vederlo. Altrimenti, vedi, sono il mio è un maschile neutro, ecco, sappiatelo. Androgino, ecco. Che siamo andate, ecco il plurale maestatis, se è il caso, che siamo andate a vederlo grazie proprio a te, che l'hai visto al Barberini. In una sala, quasi una proiezione privata, dicevi, raccontavi perché c'eri tu e un altro. Invece io sono andata al Trianon, tu pensa,
che all'Appio Tuscolano, e martedì pomeriggio, lo spettacolo delle 18:30, c'era la seconda metà della sala piena, insomma, quindi voglio dire, a parte che è al secondo posto nel box office, ecco, è la favorita. Comunque, grazie veramente del consiglio, altrimenti l'avrei messo, diciamo, in coda ad altri, perché non mi, così come dal titolo e dalle cose, poi non avevo visto trailer, non avevo visto nulla, è uscito da pochissimo. Tu sei andata a vederlo proprio subito, la sera della prima, e io l'avrò visto alla seconda, alla terza. Va bene. A presto, e mi raccomando, andate a vedere La favorita e andate al cinema. Parola di Emi.